andiamo a preparare la mattonella maroccana che vi ho già presentato nei piccoli short che ho mandato, che è semplicissima, sono solo 3 giri. Poi a parte vi mostrerò come fare per cucirle insieme. Sono due metodologie diverse, queste con un giro di punto basso e queste invece senza il giro e quindi unendole insieme nel corso dell'ultimo giro di lavorazione in alcuni punti definiti che poi vi mostrerò. Adesso invece andiamo a fare la mattonellina e vediamo come fare. Prendiamo il filo e iniziamo con una catenella di 4 maglie, quindi una, 3, 4, chiusa in cerchio con una maglia bassissima. Ricominciamo con 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta e in questo anello che abbiamo formato con le catenelle andremo a fare, inserendoci al centro, andremo a fare in tutto 16 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 16 maglie alte, ci chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella dell'inizio del giro e ripartiamo con 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta e nelle stesse 3 catenelle dove ci siamo chiusi, proprio esattamente dentro, facciamo altre 2 maglie alte per un totale 3, quindi una e 2 catenelle, e nella maglia alta accanto facciamo 3 maglie alte, una, due, 3 maglie alte, una catenella di separazione e saltando 2 maglie alte, nella terza andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte, nella stessa maglia, 2 catenelle e 3 maglie alte nella maglia alta accanto. Saltiamo 2 maglie alte, facciamo una catenella, saltiamo 2 maglie alte, nella terza ripetiamo, così per 4 gruppi di 3 maglie alte per 2 volte. Fatto il quarto gruppo di 3 maglie alte separate da 2 catenelle, facciamo l'ultima catenella, saltiamo le ultime 2 maglie alte e ci andiamo a chiudere con una maglia bassa nella terza catenella di inizio giro. Ed abbiamo già definito il quadrato. Questo giro è il giro che va a determinare la forma particolare di questa mattonellina, quindi con le due punte e i due archetti. Dunque dobbiamo procedere in questo modo. Iniziamo il giro con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, poi
Poi di nuovo nella maglia alta successiva facciamo un punto alto, poi un punto alto nella terza maglia alta e siamo arrivati all'archetto delle 2 catenelle. In questo archetto faremo una maglia alta, un'altra maglia alta, 2 catenelle, 2 maglie alte, tutto nell'archetto. Poi nelle 3 maglie alte che seguono faremo altrettante maglie alte, ma solo nelle prime due faremo effettivamente la maglia alta, quindi maglia alta, maglia alta. La terza sarà sostituita da 3 catenelle, 1, 2 e 3, e chiudendoci con una maglia bassissima sulla maglia alta avremo praticamente chiuso il giro come fosse una maglia alta. In realtà ci siamo posizionati sulla base del giro precedente, sul giro precedente, così da ritrovarci poi a poter fare nell'archetto una maglia bassa. Ora dobbiamo nello spazio delle 2 catenelle che segue fare 9 maglie alte, quindi creare un ventaglio e definire la parte tondeggiante della mattonellina. Quindi 9 maglie fatte le quali. Il ventaglio, quindi la parte rotonda della mattonella, questa parte qui rotonda, ci andiamo a fermare con una maglia bassa nell'archetto di separazione formato da una catenella che andava a dividere un gruppetto dall'altro. Così continuiamo, riprendiamo di nuovo con una maglia bassissima nella maglia alta che segue, 3 catenelle, e ci solleviamo così 1, 2 e 3 e diamo praticamente lo stacco alla punta della mattonella. Quindi ci solleviamo con 3 catenelle, facciamo una maglia alta, un'altra maglia alta, nell'archetto di 2 catenelle facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e quindi all'opposto si ritroveranno le punte della mattonella. E qui abbiamo le 3 maglie alte. In queste 3 maglie alte faremo 2 maglie alte e poi 3 catenelle fermate con la maglia bassissima. Dunque una, 2 maglie alte, poi 3 catenelle, una maglia bassissima sulla terza maglia alta. Ecco qui. E abbiamo fatto l'altra punta. Ora facciamo una maglia bassa nell'archetto di una catenella di separazione e poi di nuovo un ventaglio di 9 maglie alte e abbiamo finito la mattonella. Quindi sono 2, 3, 4, 5,
e 9 maglie alte, una maglia bassa nell'archetto per fermare il ventaglio e poi per chiudere il giro una maglia bassissima laddove abbiamo cominciato il giro, un punto di sicurezza e chiudiamo. Tagliamo il filo e la mattonellina è pronta, più semplice di così, non si trova nulla in giro, però ha una forma molto particolare e ci aiuterà a creare delle realizzazioni molto molto particolari. Ora, io ho verificato vari modi per poterle cucire e come potete vedere ho provato sia con questo giro di punti bassi fermato in alcuni punti con la mattonellina accanto oppure senza punti bassi, quindi fermare la mattonella con l'altra, una con l'altra nell'arco dell'ultimo giro in punti ben definiti. Quali sono i punti dove noi dovremo andare ad attaccare la mattonella? Sono questi. La punta nella maglia, diciamo nella quinta maglia alta dell'archetto. Poi c'è un altro punto da connettere che è la prima catenella che sostituisce la maglia alta con la prima catenella dell'altra mattonella. Il punto basso con il punto basso e poi di nuovo ci ritroveremo con la punta opposta della mattonella che andrà ad essere congiunta con la quinta maglia alta dell'archetto della mattonella accanto. Però tant'è, più semplice mostrarlo che descriverlo. Dunque, io adesso preparerò l'altra mattonella di un altro colore e poi dopo vi mostro come fermarle insieme, questa volta senza il giro di punto basso. Ho preparato l'altra mattonellina dell'altro colore, sono arrivata alla fine del secondo giro. Adesso andremo ad attaccare questa mattonellina con l'altra che abbiamo fatto. Ovviamente noi cominciamo con questo gruppetto, quello con la punta, e la punta deve essere cucita alla quinta maglia alta della mattonella accanto. Quindi noi procediamo così. Andiamo a fare le prime 3 catenelle, la maglia alta. Io mi sono avvicinata molto in modo da far vedere i particolari della lavorazione, perché chiaramente qui andiamo a parlare di punti molto piccolini da connettere. Allora, facciamo le 2 maglie alte e poi a questo punto noi dobbiamo fare le 2 catenelle che sono la punta del gruppetto di maglie alte. Quindi io faccio una catenella, poi prendo l'altra mattonella, mi posiziono con l'uncinetto nella quinta maglia alta, quindi una, due, tre, quattro e cinque. Questa è la quinta, quindi la maglia centrale e pesco il filo col quale sto lavorando e faccio l'altra catenella. E ho agganciato le 2 mattonelline. Finisco di fare le 2 maglie alte, quelle che vanno nell'archetto delle 2 catenelle. Poi ancora ho da fare le altre 2 maglie alte. A questo punto io devo fare le 3 catenelle che sostituiscono l'ultima maglia alta.
La prima delle 3 catenelle che io sto per fare deve essere fissata qui nel punto basso. Quindi inserisco l'uncinetto nel punto basso e tiro fuori il filo e faccio la prima delle 3 catenelle, poi faccio la seconda e poi la terza va agganciata con la prima delle 3 catenelle dell'inizio del gruppetto successivo della mattonella, della prima mattonella che abbiamo fatto. Quindi inserisco l'uncinetto prima di fare la terza catenella, inserisco l'uncinetto nella terza catenella del gruppetto appuntito della mattonellina accanto e tiro fuori il filo, faccio l'ultima catenella e mi fisso con il punto bassissimo qui. Adesso vi faccio vedere. Quindi abbiamo fatto la punta che si è agganciata all'apice dell'archetto. La prima catenella che si è agganciata alla maglia bassa, la terza catenella che si è agganciata alla prima catenella. Ora continuiamo con l'ultimo giro. E che dobbiamo fare qua? Qua dobbiamo fare l'arco, la parte arrotondata. Alla quinta maglia alta ci fermiamo nella punta. Quindi facciamo la maglia bassa. E poi le 9 maglie alte. Facciamo le prime 4, 1, 2, 3 4. La quinta, che è quella centrale, va agganciata alla catenella della punta della mattonellina che stiamo attaccando. Quindi io comincio a fare la maglia alta, caccio fuori le prime 2 asole, poi mi aggancio nelle 2 catenelle, caccio fuori il filo e chiudo la maglia alta. L'aggancio è perfetto. Ora finisco di fare l'archetto con le altre 4 maglie alte. Mi fermo col punto basso qui nella catenella di separazione e vi mostro quello che abbiamo fatto. Quindi sono andata a collegare le anse delle 2 mattonelle in modo da evitare che queste perdano la loro forma. Io ho provato a cucirle anche con l'ago, però la forma appuntita e ad archetto si perde. Facendo invece questo tipo di aggancio, noi non perdiamo la caratteristica bellezza della mattonella. Finisco il giro e vi mostro come va, perché qua non ci sono altri punti di aggancio. Questi sono. Ecco qui come risulta la cucitura con questi agganci. È praticamente perfetta perché la mattonella, come vi dicevo, non perde la forma e mantiene esattamente tutto il lavoro che viene fatto nell'arco dell'ultimo giro tra maglie alte, catenelle, e si evita di perdere la forma appuntita e arcuata nei vari punti della mattonella. Vi mostro adesso come fare invece l'aggancio con il giro di punto basso che si fa come
come è ovvio, dopo aver concluso l'ultimo giro. Quindi vado a prepararvi la mattonellina e vi faccio vedere come fare la cucitura con l'aggancio, con il filo a contrasto. Adesso vi faccio vedere come fare quest'altro modo di collegamento. Prendiamo il filo a contrasto e cominciamo da dove preferiamo. Quindi, se vogliamo cominciare dalla parte rotonda, cominciamo dalla quinta maglia alta dell'arco del ventaglio. Facciamo un gancetto vicino all'uncinetto, facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. 5 e prendiamo il filo e lo agganciamo qui. Poi ci dobbiamo ricordare che la parte, il ventaglio, si deve agganciare con la punta della mattonella accanto, quindi noi andremo a posizionarci così. Ecco qua, la punta con l'arco. E qui verrà la punta con la punta. Quindi ricordiamoci questo particolare. L'arco con la punta, le catenelle con le catenelle e la punta con la punta. Adesso peschiamo il filo da sotto, lo peschiamo, lo facciamo uscire dalla parte opposta e cominciamo con un punto basso per ogni maglia alta. Quindi sono 2, 3, 4 e 5 e arriviamo sul punto basso. Il punto basso va agganciato con questo punto basso che è al centro dell'archetto della mattonellina accanto. Quindi cacciamo fuori questo il filo, portiamo fuori e facciamo, tirando bene il filo, e facciamo il nostro punto basso. Quindi punto basso con punto basso. Adesso abbiamo le 3 catenelle, noi siamo alla base delle 3 catenelle, saliamo o con maglie bassissime o con i punti alti, io preferisco le maglie bassissime, saliamo su alla sommità delle 3 catenelle, ecco qui, questa è l'ultima, e ci andiamo a fermare qui dove è praticamente dove è l'inizio della catenella dell'archetto, dove è praticamente la prima maglia dell'archetto, e l'andiamo a tirare fuori e poi continueremo a camminare con i punti bassi lungo il perimetro della mattonellina che stiamo collegando, cura dei punti, fino ad arrivare alla punta opposta, posizionandoci al centro dell'archetto delle 2 catenelle con una maglia bassa. Qui, per mantenere la punta, facciamo una catenella e ci posizioniamo nella catenella che abbiamo già fatto durante il perimetro della mattonellina precedente e ci chiudiamo pescando il filo così. E a questo punto non dobbiamo far altro che continuare il giro di punti bassi fino alla fine,
per riposizionarci dall'altro lato. Come vedete, la mattonella in questo caso soffre di meno dei punti di fissaggio, ma io trovo che sia molto meglio definita la forma con il metodo di collegamento che vi ho mostrato prima. Questo qui diciamo che è carino perché ti permette di giocare con i colori e quindi di fare il giro a contrasto e di collegare le mattonelle con i colori a contrasto. Finisco il giro di punto basso e poi vi faccio vedere. Ecco qua, ho finito il giro di punto basso e come potete vedere è venuta ben definita la forma, perché è quella che a me preme di più, cioè non far perdere la forma alla mattonellina, altrimenti è tutta fatica sprecata. Facciamo un normalissimo quadrato, abbiamo finito. Ecco qua. Questo invece è il collegamento con semplici punti bassi. Grazie, alla prossima, iscrivetevi al canale se non volete perdere altri miei tutorial e attivate la campanella. Alla prossima!